darvi la parola, chiedo a Giulia Torlone di entrare in studio perché, appunto, rispetto alle prime ore concitate, tante cose si sono messe in fila in questo puzzle, Giulia, ma qualcosa ancora rimane non chiaro. Giulia. Sì, infatti, grazie Francesco, proprio oggi, nel giorno del funerale del vicebrigadiere Mario Marcello Rega, ucciso proprio a Roma la notte tra giovedì e venerdì, tanti sono i punti oscuri e noi cercheremo di ripercorrere brevemente la vicenda. Quindi quello che è certo è che sicuramente giovedì due ragazzi, li vediamo in foto dietro le mie spalle, Elder Lee e Christian Gjort, due 19enni di San Francisco, a mezzanotte sono a Trastevere in piazza Mastà in cerca di droga ed è proprio lì che agganciano Sergio Brugiatelli, un 47enne romano, ufficialmente incensurato ma è noto come mediatore tra cliente e spacciatori. Come possiamo vedere alle mie spalle, se la regia mi manda il video della telecamera di sorveglianza, Brugiatelli è vicino ai due ragazzi. Chiedo alla regia un video, ma intanto eccolo qui, qua, esatto. Insieme si avvicinano ad una panchina dove un uomo gli indica proprio di andare alla loro destra. Lo vediamo più in là sulla destra. Si presuppone che gli stia indicando quindi di andare verso il pusher. Noi non sappiamo ancora l'identità di questo pusher, ma sappiamo che da ieri è in stato di fermo con l'accusa appunto di spaccio. Christian e Elder, quindi due ragazzi, comprano della cocaina, 100 euro per l'appunto di cocaina, ma si accorgono subito dopo quindi di essere stati raggirati, secondo loro, ed era semplice aspirina tritata. È da lì appunto che cercano di rifarsi su Brugiatelli, gli rubano questo borsello e lo vediamo dal secondo video, fuggono appunto con questo borsello e si può vedere che uno dei due lo ha appunto anche in mano. Subito dopo che cosa succede? Francesco Brugiatelli chiama il numero del suo telefono che quindi è all'interno di quel borsello e si mette d'accordo con i ragazzi. Cercano quindi uno scambio, 100 euro e probabilmente una dose di cocaina, quella che non avevano ricevuto, in cambio del borsello stesso. Ma Francesco non è l'unica telefonata che farà appunto Brugiatelli, perché subito dopo telefona proprio al 112, sono di ieri appunto questa nuova telefonata, per denunciare l'accaduto e per chiedere proprio l'intervento dei carabinieri. Possiamo ascoltare un audio. Mi hanno rubato la borsa, sono a piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono riscatto di soldi e tutto quanto e io purtroppo devo fare una denuncia. Se potete venire almeno vi do il numero e se loro mi rispondono se voi potete rintracciarli. Ed ecco quindi abbiamo sentito la voce proprio di Brugiatelli, ma eccoci Francesco proprio al momento cruciale, perché ci spostiamo quindi al momento dell'appuntamento, ci spostiamo da Trastevere e stiamo in zona Prati, via Pietro Cossa, ecco la cartina. Secondo le fonti ufficiali all'appuntamento dei carabinieri c'è Mario Cercello Rega, appunto il vicebrigadiere, con un collega, Andrea Varriale, ed arrivano in borghese. Sul posto c'è anche Brugiatelli, quindi, che indica a due carabinieri chi sono i due estorsori. Sembra che loro, secondo quanto si apprende dai documenti del fermo, subito si identificano come appartenenti all'arma, ma Elder dirà, prima di trincerarsi dietro la facoltà, di non rispondere, di non sapere, che non aveva saputo che appartenessero appunto all'arma dei carabinieri, ma pensava di essere di nuovo sotto le grinfie di alcuni spacciatori. Quindi c'è una colluttazione tra i quattro e, come sappiamo, purtroppo tra Elder e il nostro carabiniere Mario sferrerà le 11 coltellate fino ad ucciderlo. Subito dopo, quindi, a denunciare l'omicidio è di nuovo Brugiatelli, che chiama appunto il 112, ma nel frattempo i ragazzi fuggono e si rintanano nell'albergo dove risiedevano, il centralissimo Le Meridian, cercano di fare i bagagli in fretta e furia e nascondono l'arma del delitto, che lo ricordiamo è un coltello a serramanico, in uno scompartimento del soffitto. Quindi Francesco, questi sono i fatti, ma le incognite, che è quello che ci interessa al momento attuale, che rimangono da chiarire, sono varie. Noi sappiamo che la prima deriva dall'ultima telefonata proprio che Brugiatelli fa al 112, perché la colpa dell'omicidio viene data inizialmente a una coppia di nordafricani, spacciatori nordafricani. Brugiatelli dice per depistare, ma ancora non sappiamo realmente quale è la situazione vera. Poi un po' il paradosso, chiamiamolo così, di un mediatore di droga che chiama i carabinieri per denunciare un semplice furto, sapendo che dietro c'è una storia di droga molto più grande di un semplice furto, appunto. E poi perché Cercello Rega non aveva una volante di supporto in un'operazione che poi purtroppo si è scoperta essere più grande
di quella che è stata. E prima di salutarti, Francesco, volevo riprendere appunto la foto che avevi già mostrato tu, che sta indignando un po' tutto il mondo, non solo l'Italia. E a proposito di questo, infatti, noi sappiamo che non solo la stampa italiana, ma anche la stampa internazionale si sta pronunciando su questo. È stata l'apertura della CNN che dice appunto di comportamento da parte dell'Italia inaccettabile. Ed è proprio sul Corriere di oggi che il procuratore generale Salvi parla di interrogatorio assolutamente regolare, quindi al di là di questa foto. Ma alcuni giuristi americani sostengono che la foto potrebbe essere proprio usata in fase difensiva per il processo di estradizione. Allora, grazie a Giulia per averci messo in fila quanto sappiamo e quanto ancora resta da chiarire.